Nella puntata precedente, tale padre, tale figlio, iniziamo la nostra avventura con Slagot, la forma base de Slaking, er Pokémon de punta de norma nel capo palestra dei Petalipoli, nonché il Papi. Io lo sapevo che questo si sarebbe subito dimostrato un calvario. Slagot è letteralmente un bradipo in coma vigile e l'unica abilità disabilitante già doveva aver proprio lui. L'abilità non tanto abile Pigrone, che ci fa attaccare un turno sì e un turno no, e ciò rende anche la più sciapa delle battaglie lenta, fastidiosa e agoniosa. Per arrivare dunque a trovare il Daddy a Petalipoli, però, con Slagot non è stato così facile, ma dopo un allenamento ingiustamente deflagrante, che lento ci ha fatto giungere al livello 6, siamo riusciti un po' a culo a battere Vera prima. La nostra fantastica avventura aveva così dunque inizio. Non credevo che fasse strada con Alonso fino a Norman e alla conseguente Pippalino, sarebbe stato così un problema. Ma alla fine pure questa l'hanno fatta. Coi suoi tempi, alla fine Alonsetto riesce anche a portarci, molto lentamente ovviamente, a Ferruggipoli, dove credo che inizieremo a provare il dolore. Il dolore quello vero e proprio, la prima sofferenza, le prime lacrime amare di questa sadica sfida lanciata da Pietro Valerio in calcio ad una donazione. Dovremo infatti preparare Slagot ad affrontare Petra alla capopalestra di Ferruggipoli. Allenatori, voi che giocate tutti con grinta e volontà, facendo sì che il sogno sia già realtà e che, sentendo certe sigle, non è che piangete, ma vi entra soltanto una Pokéball nell'occhio. Bentornati a tutti in questa nuova sfida lanciata in carcio ad una donazione da Pietro Valerio, che ringrazio tantissimo per il suo supporto e il suo sostegno al canale. È grazie a persone meravigliose come lui che questa attività prosegue e che posso tornare ancora una volta a tentare di regalarvi un sorriso. Stavolta alle prese con la seconda puntata della effettivamente un po' sadica, Pietro Valè Fattodi, Alonso lo Slagot contro Pokémon Smeraldo. È questa un po', diciamo, la variante lugubre della mano di Nida, la mano di merda, quella di Slagot, che trasforma dunque Smeraldo in Smeraldo. Ci può avere tutta la grinta e la volontà del mondo, ma qua il sogno, regà, diventa un incubo, porca puttana. Già a puntata 1 ci si sono palesate alcune delle grinze più grinzose di Slagot. Una tra tutte, l'inutile abilità, che de abile non c'ha praticamente niente, di Pigrone. E Pigrone io me la so studiata, guardata, osservata, analizzata al microscopio, mi sono rigirato tutte le antologie Pokémon, non la potemo evitare, non potemo in un cazzo di nessun modo evitare sto turno che perdemo a Ciondolà. Alonso è un bradipo e come tale ci deve far scendere latte e palle, e non ci potemo fa niente, è la sua natura. Solo siamo trascinato tipo palla al piede fino a Ferruggipoli, è stata una fatica assurda, e io spero solo che sto zainetto di pietre che è Alonso, via via, una volta cresciuto, una volta livellato un po', mi si alleggerisca, perché sennò diventa tipo Pain Olympic sta challenge, porco Giuda, se abbiamo accettato i coglioni qua. E diciamo che la prospettiva de batte Petra con solo Graffio, Sbadiglio e qua merda te ripeti, beh, dire che è decoraggiante è riduttivo. Pertanto, prima che il filo dei regolette incalzi prepotentemente in video e faccia l'insolente come al solito, direi: regia, famo uscire ste regolette da challenge, va, così che vengano dette, così poi dopo potremo stampare la coscienza. Essendo questa una solo challenge, combatteremo con Alonsetto e basta. Niente strumenti in battaglia, eccezione fatta per le Pokéball P selvatici che andiamo a catturare per le MN o per raccolta. Slagot potrà tenere strumenti che saranno bacche, la pietra sta, e se mai ce ne fosse l'occasione, qualche robetta che migliora un certo tipo d'attacchi, che qua il sospetto che dovremo sfruttare davvero tutto lo sfruttabile, tutto il possibile. L'uso di doppio team e o attrazione influiranno negativamente sulla valutazione finale in classifica del Pokémon, però non so vietati, ma consistono effettivamente in un'ultima spiaggia. E infine, questa non è una prova a tempo, ma con Alonso sarà comunque una gran prova di pazienza. E vabbè, è arrivato sto momento, infame, non potemo farci niente, devo uscire dal centro medico, tanto carduccio, tanto sicuro, tiracce fuori dalla comfort zone, perché demo andà a trascinarci Alonso nella nostra magica avventura. Certamente non è che potemo metterci subito contro Petruccia, ma ve pare? Ma a sto punto faremmo ride pure i bulletti scagnozzi più pietosi che c'ha là dentro. Bisogna allenarci come al solito con la tradizionale conquista del percorso 116, anche se c'ho una voglia regà che non potete capire, ma proprio sott'asola delle scarpe me ne tornerebbe a lettuccio, cameretta, a casetta, a fare biscottini
mini con mammina. Nia posso fa, non voglio annacce. Eppure mi tocca. C'è demo annasse, demo fa coraggio. Ma c'è un capitolo ancora in sospeso in tutta sta storia. Prima di tutto abbiamo Seno Zanzagun, che ci faccia da pungible per gli incontri in doppio. Anche perché in era preamo vecchio, diciamo, se demo arrangià con quello che c'avemo. Anche perché l'amo vecchio se pia blu rubia, ma chissà se ci arriveremo mai a blu rubia. Ebbene sì, tanto se siamo capiti. L'avete capito che demo annà scontracce contro Gina e Mia? E i loro Sidot e Lotad. Direi il primo turno lo buttiamo per ammazzarci Zanzagun. Al fine d'essere conformi alle nostre regole, no? Poi se penzola, è mi pare anche ovvio, no? Alonso che fa? Ciondola, penzola. Come direbbe un grande maestro dell'intrattenimento videoludico, è lezzo, mazzan. Lotad ci riempie dei ruggiti, Sidot se fa i pippette di pazienza e io mi sclicco come un coglione. Prendo Sidot invece de Lotad e te pareva, oh. Gianna mo ca lentezza di chi passa un mese chiuso un seminterrato senza né pane né acqua. Poi dobbiamo pure beccacce la pazienza de Sidot in bocca. Ma questa è un'offesa morale, cazzo. Al prossimo penzolamento subivo l'ennesimo ruggito. Poi si Sidot si rafforza. E quando lo famo fuori? Quando pisce nei Farfetch? Mamma mia. Poi un altro ruggito de Lotad. Ma può calare ancora di più di così l'attacco? E Alonso che ciondola sempre. Alonso, ma che cazzo te ciondoli? Porco di... Ruggito su ruggito e lui penzola, ciondola, dondola, ninnola. Cigola peggio del pandino del vicino ogni volta che lo mette a moto. Sto cazzo de catorcio de Alonso, ogni la faccio già più. Direi la pole position col cazzo. Air pole mi è finito a me e non ve dico dove. Quando ho preso Slagot da qua cazzo de valigia. Madonna, mamma mia, ma che è questo? È un graffio questo? Ma è una carezzina monca, un buffettino col moncherino, cioè. Alonso, ma vedi te datte una svegliata, santo Dio, ho visto 96 anni più grintosi de sto morto de sonno. Non diminuisce più l'attacco di Alonso? Ah, beh, voglio dire, un altro po' se fa male da solo quando attacca. Ma non attacca, mannaggia la mignotta, ciondola e non attacca sto stronzo. Ma mi pare che sta ciondola un po' troppo, mi pare che l'ultima volta che ho piazzato un attacco per Magnum Margida costava 2000 lire. E meno male che almeno... Sgomento, non me lo puoi fa. Mannaggia il cazzo de zia Mazzenta. Che de fallo ciondolà come ciondola Alonso? De certo non si accontenta. Lui lo deve infilare da qualche parte. Porco Giuda, è meglio che mi metta a culo stretto spalle al muro. Perché non la vedo bene io sta sfida, eh. Non la vedo bene. Dopo 12 anni sul fronte riuscimmo però a riportare una vittoria facendo fuori Lotad. Oh, finalmente. E che? Mo addormimo Sidot, che sino qua con tutte ste rafforzate e sti ruggiti me ce vanno 33 graffi. E de pazienza c'è infilando un devannà er come si chiama. Addormimo sto cagacazzi, va. Rafforzatore fa un tempo a getta merda sua già presente merda, quindi famo merda su merda, una scopa de merda. E finalmente graffio. Ma graffio gli alliscia giusto il pidicozzo a sto stronzo de Sidot. Me ci sono voluti altri 34 minuti per riuscire con tutta la pazienza de sto mondo coi tempi biblici de Slagot a far fuori sto stronzo de Sidot tra una penzolata e l'altra. Ora io, però, davanti a tutto questo, ho un dubbio. E il ragionamento vi è da sé, no? Ma se per far fuori Gina e Mia, me ci è voluta tutta sta fatica che porco Giuda facevo prima a demolire un palazzo col cazzo. Ma se è andata così con ste due, no? Ma con Telle e Pat, come cazzo andrà? Telle e Pat sono in generale il mio incubo tutte le sante volte. Ma stavolta al solo pensare a Telle e Pat me smerdo nelle mutande, raga. Faccio la cacca sul posto. Se mai ci arriviamo, anche perché qui già è tanto che riusciamo a superare Pedra. So sicuro che tiro tante di quelle di alghe e palchie che alla fine diventano proprio le madonne che con loro ci allegorizzo. Vabbè, continuiamo a allenarci. Passiamo al 12 con la gentile collaborazione di Flaviano Pescatore e dei suoi tre Magikarp, che ci danno dei punti esperienza da elemosina, santa Maria, da centesimi sul piattino. Ma qua, no? Prima d'affrontare Petruccia, perché affrontarla in queste condizioni è tipo impensabile, cioè dai. Scendemo nel disco stumato non appena entro nella palestra che comincio a tirare certe robe da scomunica. Nella mia idea, almeno noi dovremmo star 19, perché al 19 imparamo finta. Se no Pedra, inevitabilmente ce l'abita il Bradico. E noi non potemmo manco fargli un cazzo. Piamo dai, va, che già che ci stiamo mi sembra che è meglio che se lo piamo, sino poi se lo scordamo. Sì, è vero, regà, sto a tergiversar più possibile. Perché mi pia proprio come il fumo all'occhi, dannaffa, mi pia per culo al percorso 116, non c'ho voglia. Considerando pure la bella angoscia su cui rifletto e che mi hanno regalato Gina e Mia.
Ma vabbè, Namar centro medico, riformiamo la squadra al completo, riorganizziamo la nostra ascesa e il nostro continuo della nostra avventura. Ritiro pure Peppe perché io ho bisogno di Peppe. Peppe mio me deve stare vicino perché sennò io come cazzo faccio da solo senza il supporto morale di Peppuzzo? È solo grazie a lui se mi faccio coraggio. Allora, io mi ricordo che quello là c'ha un mashup. Quindi, siccome che non voglio che me sparma per terra come maionese e ketchup sul pane, non voglio diventare la merendina stile piccolo Lucio del bullo qui presente, penso, forse è meglio che apriamo dall'altra parte, vedemo se è meno grave se ci apriamo col pigliamosto. Vabbè, c'è Tira Prampol che sebbene sta all'otto, sebbene c'è Galin Antropola già bratipeggiante inesistente velocità d'Alonso, comunque se gestisce. Ernino qua sì, si rafforza, ci famo notte un'altra volta, però anche se ci fa sanguisuga e già gli elevamo poco, ci manca che si ripia la vita tutte le volte, io credo che si riesce a gestire. Ma mannaggia la puttana, ma ci mancano pure i brutti colpi, ma poi Alonso penzola, ciondola, dindola su se stesso, ma ciondola su sta fava, Alonso, ma rotto il cazzo, non mi fa incazzare che poi più da cedo, eh. Vabbè raga, addormimo sto stronzo de ninkata che sino tutte le volte ci fa sanguisuga e ci vanifica ogni sforzo. Sforzi poi tra l'altro fate modi e morroidali che qua tutte le volte che famo qualsiasi cosa qua Alonso pare che stiamo a trascinare la croce de Cristo. Da addormito poi che cazzo gli famo? Un cazzo. Però almeno dorme. Noi ovviamente ci ondoliamo e lui che fa? Si risveglia. Ma manco la gioia di rimanere a nanna un altro paro de turni. Vabbè, finché va de graffio, poi va de rafforzatore e noi perdiamo tempo su tempo, venimo semi stuprati. Ancora gli famo un cazzo, ripenzolamo Alonso però, porca mignotta. Ma non so per quale botta de culo clamorosa con quattro piastri all'attivo se riuscimo, forse è passato, non lo so, un miracolo de o de lughia, a portarsi alla vittoria. Mamma mia. Però ciò veramente accende l'ennesima riflessione. Porca Eva, ma quanto cazzo famo schifo. Ma famo schifo alla merda, famo schifo. Famo schifo ai piglia mosche. Mando cazzo a Namo, manco in incada. Ci appare Abra? Dico, vedi io Abra, magari posso colpirlo col cazzo. Manco l'Abra colpisce Alonso, ma a che cazzo servi? Mo spieghi. Vi dico solo che almeno la Shroomish de Karen, scolaretta, riuscimmo in qualche modo a farcela. Almeno qualcosa riesce a sconfiggerla Alonso senza facce, finì le lacrime nell'occhi. Manco io ci credevo d'aver vinto Karen, non ti preoccupare, pare strano pure a me, sta tranquilla. Qua si deve salvare ogni allenatore perché sino veramente c'è da buttarsi all'angoletta a piangere. Con tanta fatica riuscimmo a far fuori Shroomish e il Lotad de Johnson Bull. È andata liscia come l'olio? No. Per poco non ce manna Alonso alla Vandonia, ma alla fine ce l'abbiamo comunque fatta. Tanto bastava far livellare Alonso al 13 e a farci imparare a pigro. L'attacco da vita pigro. Famo schifo, c'amo sto cazzo de pigrone de merda. Almeno da qualche parte ce dovrà penne, no? Dovrà esserci una positività nella vece Alonso. Almeno quella che se potemo ripia a mezza vita facendo un semplice attacco. Almeno questo, Cristo. Che arrivati a sto punto è il minimo, eh. E faccio fuori Johnson Bullo, è essenziale perché fa da perno a questo quadrante del terrore, endo uno desti due avventurieri lo devi sfidare per forza in coppia con lui, sino almeno così però li potremo pia da soli. E a me sta avventurieri qua, regà, mi fanno un terrore, c'ho una paura, andiamo a ciondoloni qua e questi ci strisciano il cazzo sul culo tipo carta de credito, nei turni che zompamo. Però non c'è resta da far altro che stringere le chiappe e provarne uno, Nathan l'avventuriero, che c'è solo Geodu dall'otto, noi in teoria se la dormiamo evitiamo i riccio scudi per più possibile, poi se questo continua veramente a piacere d'azione come sta a fa, magari graffiandolo piano piano corciondolame e tutto il resto però riuscimo a portarci alla vittoria, chi lo sa. Ma piano piano elevato alla seconda? Tanto perché la matematica qua serve solo a farci capire quanto stiamo una merda con Alonso, che penso. Un turno sì e un turno no? Tra un po' la sedia non mi serve più. Tra un po' mi siedo direttamente sulle palle. Poi questo ci ha avuto modo di buildarsi la difesa. Da sta sfida ne uscimo quando riaddrizzi in Adore de Pisa come minimo. E secondo uno spot dell'Arrigoni dei primi anni 90 ciò accadrà attorno al 2050. Quindi a voglia di ancora. Ero lì con occhio aperto per sbaglio. L'altro socchiuso. In coma farmacologico praticamente. Quando sento d'aver battuto Nathan avventuriero e mi sveglio tutto d'un tratto. Notando la petografica scureggiforme niente merita. Esperienza da quattro spicci che ci ho guadagnato per essere brillato la Wallera Corci 4 fino a sto punto. Visto che stiamo ridotti così, penso pigreggiamo su di un pucciena per poi provare a vedere se gli famo male. E non lo stennemo ancora? Però qua mi è venuta una sorta di ispirazione.
E ho pensato, famoseli sti allenatori perché ci tocca farli, tanto in ogni caso passiamo di qua prima o poi. Meglio prima che poi, dunque. Però dopo che ci siamo fatti sti allenatori, paradossalmente, ci conviene andare coi selvatici. Perché è vero che danno poca esperienza, ma è pur vero che se li mettiamo sotto al primo colpo, risparmiamo un decennio per ogni incontro. Zanzagun me zanza attacco X, buono per i venne se lo. Se possono usare gli strumenti durante la lotta, quindi al market, me lo do subito via. Tanto che me devo pia un po' de pozioni, una cariola per le palle e via. È tempo di provare a farci fuori il bullo pericoloso e tra un penzolaggio e l'altro se becchiamo sto corpo basso sulle gengive che pensavo proprio mo sderenava Alonso. E così è andata, ma è sopravvissuto su 2PS miracolosamente. Però tanto mo ripenzolamo, è praticamente finita, siamo fottuti. Ma non ci tira fuori mi sguardo invece d'ammazzarci. Arche arzo le mani. Anche Pokémon Smeraldo ci ha avuto pena, pietà e compassione per Alonso. Pensa un po' quanto stiamo una merda. Ma anche così per trovarci in difficoltà con allenatori che con altri Pokémon non hanno mai dato problemi a nessuno. Dopo un paro di selvatici è giunto il momento di chiudere cerchio. Con Devan avventuriero, che bene o male è come Nathan, solo che The Geodude ce n'ha due. E mo so cazzi amari. Però qua scopriamo la vera utilità di Pigro. Unico lato positivo di Alonso lo Slagot. Peccato che io pensavo Pigro almeno fosse esente dal penzolamento, visto che matcha un po', no, con la sua abilità che ci fa per l'appunto penzolare. Invece col cazzo! Pigro però ci permette di ripiacere metà DPS totali, garantendoci la sopravvivenza ben oltre le possibilità naturali del povero Alonso, che sarebbe stato reso tappetino per il cesso da molto, molto prima. E mo che so finiti gli allenatori del 116, siamo diventati tipo monaci bonzi qua, che la pazienza proprio ci alzame le montagne, ma stiamo solo al 14, come cazzo fanno? Mo bisogna iniziare a battere i selvatici e a sbatterci conseguentemente le palle tra i battenti della porta. Ma questa pucciena selvatica mi ispira, anche Slugging ha lo stesso problema di Alonso, ho pensato. Ma Slugging è forte regà, Slugging con una pezza te rigira. Slugging è il Mario Brega dei Pokémon, ed è proprio sto pensiero che mi ha ispirato. Qua bisogna puntare a essere forti, fa sta Alonso il meno tempo possibile sul campo, fallo penzolare solo quel turno infame de merda in cui subentra un nuovo Pokémon che non se può evitare per nessuna ragione, anche perché la difesa Slagot non ce l'ha malvagia. Alonso un paro di schiaffi in faccia se li può permettere di incassare. Se non penzolava sarebbe stato un altro mondo, Slagot sarebbe stato una spada se non penzolava, ma sto stronzo ciondola, perciò bisogna agire di conseguenza. Dopo aver condotto per un attimo un allenamento preliminare al 116, però mi rendo conto che qua bisogna agire diversamente dal solito. Qua per l'appunto, come vi spiegavo, non conta trovare i Pokémon che ti danno l'esperienza massima, qua conta trovare i Pokémon che ti danno qualsiasi esperienza, ma al tempo minimo. Qua deve esserci un ottimo rapporto tempo impiegato esperienza ottenuta. Il posto perfetto, ho pensato almeno a sto punto, fosse il Bosco Petalo. Meglio pochi e maledetti, ma subito. Uno dietro all'altro, al primo graffio, devo passare subito al prossimo Pokémon. Ciò ci farà affrontare più Pokémon, è vero, ma risulterà meno frustrante e oltretutto anche molto più produttivo per la Zanza Farmetta, ma pure per i tempi biblici di Slagot, che magari per fare la stessa esperienza dei tre Pokémon del Bosco Petalo di seguito ci mette un quarto d'ora con un Pokémon solo un po' più livellato. Vabbè, c'è da dire che qua, nonostante tutto, Shroomish riesce ancora a regge botta, però una rondine non fa primavera. Anche i Cascoon e i Silcoon sono un po' stronzi, però bene o male, porca mignotta, già un'ora e mezzo di tempo in game. Direi che Alonso merita nettamente l'ironia dietro al suo nome. L'idea è di farmi fino al 18, non fino al 19, per poi provare a affrontare gli sgarri di pedra che magari con quelli riuscimo a farci portare da loro al 19. Ma poi mi rendo conto che al 18 Alonso già si evolve. Manse po', lo so che la tentazione è grossa, manse po', perché questa è una Slagot contro tutti i challenge. Vigoroth e Slugging se proveranno in altre sedi. E Vigoroth, regà, penso sia tutto un altro universo, proprio un altro mondo. Ma un giorno lo scopriremo, ora non è il momento. Intanto curiamo se famo eruzione da pedra, e certo non è un'eruzione di quelle fiere a ciolone de fori. Non è un assalto di più battaglieri, è fatto un po' cagota tra le gambe effettivamente, ma in ogni caso credo gli scagnozzi stanno un pochetto nelle corde d'Alonso, almeno il primo dovrebbe starci, dai. E lì al bullo c'ha un Geodude al 10, che per Alonso al 18 non dovrebbe essere troppo differente rispetto a quando abbiamo affrontato quello all'8 di Nathan Avventuriero. Noi difatti agimo uguale e con discreta pazienza riuscimo a sbroiarci dal macello. Spozioniamo Alonsetto, che tanto gli Zanzagun me ne zanzano a ripetizione de pozioni. Passiamo con attenzione a rompere l'ennesimo incontro doppio, che sino davvero diventa impossibile. Affrontiamo Tommy Erbullo, che c'ha già Geodude pure all'otto. Ormai pare quasi
da affondare il coltello nel muro, dopo quanto abbiamo sudato nel percorso 116 con l'avventurieri. A seguire, per il ciclo bestemmissime di Tubo 93, un altro Geodude, al quale forse le Madonne tirate hanno inflitto più danno dei graffi di Alonso. Perché ormai abbiamo rovesciato quasi tutti i pipì su quei eserci che braccia. Curetta e pronti panna a affrontare l'ultimo sgherro de Petra, Mark l'avventuriero. E l'ennesimo, solito, monotono, ripetuto, noioso duo di Geodude dall'otto, che a questo punto, porca puttana, le palle proprio mi sono diventati. No, du Geodude, du Golem. Come previsto, gli scagnozzi de Petra non sono bastati a farci arrivare 19, quindi a ritornare al bosco pedalo va, che demo da rodonnar 19, e imparacce finalmente sta cazzo de finta maledetta. Ah, sfanculamo ripeti de merda e via de finta. Anche perché qua, più che tattici, bisogna essere ignoranti. Ma dell'ignoranza che manco un contadino dell'Aquilano, manco un vaccaro da bassa bergamasca, manco un pastore sardo con l'hobby del sarto alla cavallina ovino e manco un vincitore becchi. La soddisfazione dell'animale deve essere elevata. Alonso ce ne deve dar così tanta che deve arrivare alle stelle. Deve essere proprio incazzati fracichi e gioca tanto su questa mano non può essere piuma, non deve essere piuma, può essere esclusivamente ferro. E siamo arrivati a Petra. Vedemo che gli edimo a sta stronza co' finta. Geodude al 12 direi che lo finteggiamo subito. Roccio tomba ci cala la velocità, ma tanto fossero questi i problemi da vita. A velocità è ciondolà che me fa girar cazzo. Riccio lo scudo però non può niente, perché finta non è fisico, finta è speciale. Altro Geodude, altra corsa. Certo, corsa per Alonso è un parolone, ma un paro di finte, anzi, una con brutto corpo e già arriviamo a Nospas. Questo spreca il turno a bloccacce, noi a ciondolà, quindi di conseguenza abbiamo sprecato tutto e due in turno e ristiamo da capo a 12. E il seguente poi rafforza, ma che cazzo ti rafforzi a Nospas? Famogli sbadiglio, va, così evitiamo più che altro altre roccio trombate, che sono quelle la paura mia. La dormimo e se vinteggia, però se sveglia vaffanculo, maledetto infame. Ma voi sta addormito, li mortacci tua. Ma tanto finché butta turni di rafforzatore, direi che non è che ce va de culo, de più. Posso pure sopportare le azioni. Ma sì, te curi de Baccarancia, allora sei un pezzo di merda. Poi Baccarancia cura il nasone. Alonso che ciondola in allegria. Un turno sì, un turno no. Na bestemmia già la tira via. Gli mannamo uno spasso in ghiello, zonne e Petra che fa? Non lo cura con la pozione, sta stronza. Non lo vuole lasciare, no, lei deve tentare ciriolà con ste cazzo de pozioni. No, la sorte non la puoi cambiare. Devi danna giù, me devi lasciare lavorare, non devi rompere i coglioni e devi andare a fanculo. Questa ci vuole via de sfinimento, ma noi finta dopo ciondolamento, dopo finta dopo ciondolamento, se pigramo perché voglio dire, se cura lei e noi che possiamo farlo senza infrangere regolette, se curamo è che siamo fessi. Oh, a Petra, ma mo m'ha rotto il cazzo, eh. Avresti rotto il cazzo pure a Madre Teresa di Calcutta con tutte ste pozioni, ma vedi te fatta ammazzare no spas, che sto a finire i pipì. Brutto corpo ci viene in soccorso, poi vabbè, se ciondolamo un paro di volte, ma finalmente riuscimo a vincere la medaglia pietra. Da una Petra affranta, che al netto dello scioglilingua però, ricorda al gentile pubblico che è possibile sovvenzionare questo mio lavoro attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché nessuno lo fa, se non l'affetto del pubblico, in quanto al fine di garantire sempre contenuti autentici al 100%, questo canale non cede a sponsor, non cede a compromessi con la piattaforma, proprio per evitare che la piattaforma un giorno poi gli tolga il tappeto da sotto al culo. E al fine anche di mantenere sempre questo stile leggero, di non dover far contento a nessuna realtà più grande, ma di far contenti soltanto voi che mi sostenete. Però nonostante tutto, nonostante io sia un umile youtuber che serve il suo pubblico, in qualche modo devo poter mantenere viva questa attività. Pertanto vi invito a sostenermi con una donazione al link PayPal in descrizione. Esattamente come ha fatto Pietro Valerio, al quale vanno i miei più grandi ringraziamenti e un enorme abbraccio. Perché è grazie a lui che sono qui. È grazie a lui che ha proposto questa sfida che posso trovarmi in questa avventura paradisiaca e per niente sofferta assieme ad Alonso. Lo Slagot che però alla fine, devo dire, almeno Petra, regà, ci ha fatto annar primo tentativo, eh? Te credo, so, siamo trascinato tipo via Crucis per tutto ciò che è avvenuto prima, ma mo co' finta sento che sono finiti i tempi cupi. Sento che questa è l'alba di una nuova era, almeno per ora. Forse andremo avanti in pelo più serenamente. Come al solito, ora ci troviamo immediatamente gettati subito in una nuova incredibile avventura, la Pippa Devon, la cui parte pugnettosa non è tanto quella in cui andiamo a riprendere la merce Devon. E nel mentre salviamo anche il peppiniello del signor Marino, che quella canaglia, quel lestofante dell'inferiore idro, ha preso in ostaggio come succede nei film d'azione. No,
La vera Pippa Devon è questa. Subisci la convocazione del direttore Petrangelo Petri. Come già spiegato, specialmente in questi giochi di terza e quarta gen, si è adottato il teorema di Cesare Cuticchia. In un nome c'è impresso il suo destino e Petrangelo Petri, presidente della Devon, sita a Ferrugipoli, la città di Petra, la capopalestra che te dà la medaglia pietra e che allena i Pokémon de roccia, che altro non so che pietre con le braccia, prima ci appiò per Pokénub e poi chiamasce dalla finestra. Folgorace col suo sguardo laser e dice che lo dobbiamo usare. Lui ci guarda dall'alto e finché non lo chiamamo non ci lascia più andare. Signor Petri, mi permetta di dire che questo però è sequestro dei minore, ai sensi della legge, credo, mondiale? Mannaggia al cazzo, Cristo. Già c'hai Alonso che è una bella tre quarti da portarci appresso, no? Ci manca pure porca di Alganav. Dove di Algan è un'altra cosa che ci assomiglia pure per come suona. Che c'è caga al cazzo ogni due minuti. Che tutti ci viene il numero, tutti si accollano e nemmeno se può evitare di darglielo il numero a sti stronzi. Perché almeno su Pokémon Oro, Argento e Cristallo potevamo evitare di darglielo. Qua no, qua glielo demo da per forza. Qua ci ricattano tutti, qua rompono tutti i coglioni. Che gioco corno te rompi cazzo. A proposito de palle al piede, è che della qua Vera 1B, esclusiva per l'appunto de Smeraldo. È una battaglia facoltativa, ma noi che famo? Ce ne priviamo? Eh no, poi non sta bene. Con Ninè Torninkata l'abbiamo fatta, la demo fa pure adesso. E vediamo se ora in Alonso è fiorita una nuova fierezza, oppure se demo comincia già a ritirare i calendari. Capirai, questa c'ha già torqual, no. Ma figuriamo se mo in che cazzo degli guami settici finiremo per sprofondare. Non ci voglio manco pensare, che palle. Era il lontano 2007, quasi 20 anni fa, regà, quasi 20 anni fa. Come cazzo passa il tempo di alga infame. Era un'altra epoca e andava in onda quel programma con Teo Mammucari. Voi ricordate Distraction? A quel tempo la gente gridava Teo, lo faccio per te, e poi magari tirasse una martellata dritta dritta sulle palle. E io ve lo dico spesso, regà, a quell'epoca la vita era strana, era un periodo così, un periodo un po' invecchiato male, un po' che il tempo ha fatto poi affiorare evidenti tutti i disagi di quel momento storico. Ma qua, io mo a distanza di 20 anni, mi ritrovo a fa il grido anacronistico di Pietro Valerio, lo faccio per te, dammi una tortorata sulle pudenda, perché sto a soffrire come un cane in sta challenge, porca mignotta, sto Alonso è pesante da trascinare in giro e manco stiamo a Bluruvia. Vabbè, basta sbrocca, tentiamo di toglierci dai palle Torqual e famolo al più presto, che onestamente qua se no la diarrea ci sorprende e poi altro che Imodium. Tra una ciondolata e l'altra riuscimo con la solita tipica lentezza alonziana a facce piappe culo, a facce girar cazzo. Mannaggia Vera 1B la sbucciafave. Torqual ci sta par culo come il fustino del ronco. Arché penso bene de riprovacce, dacce de sbadiglio al tentativo dopo. Aspettiamo che Morfeo se incolli Torqual, anche se questa se builda di difesa e d'attacco con maledizione. Però c'è comunque Finta che ci salva il culo. Difatti è grazie a Finta e al supporto psicologico de sbadiglio che riuscimo a fargli di desia vera. Torqual vi è beffata e arriva Mudkip. Speriamo che per farlo sta zitto ci abbasta graffio. E invece no, perché ci deve fa quella rottura de cazzo de ruggito. Che coglioni ruggito de merda, non lo sopporto più. Vabbè, poi ci fa pure pazienza, addormimolo, nullo corpimo che si non so cazzi e damogli sotto solo una volta che dorme. Ma mannaggia palchia pecora, se sveglia subito a Mudkip, me sfaciola il cazzo e fatta inchiappettare, via qua. Oh, passiamo al 20 e alla prossima parte dell'avventura. Andiamo dunque logicamente al cottage de Marino, per facce traghetta a Bluruvia. Incredibile ma vero, riuscimo a arrivare a Bluruvia, arnetto delle solite rotture de cazzo paterne, che ci si deve accollare pure lui col Pokénub, papà Norman, ma va un po' a fanculo. Arriviamo a Bluruvia, io ancora stento a credere c'è di toccare questo porticciolo de riuscì a vedere st'isola. Non me pare vero. Appare comunque che tutto sommato con Finta effettivamente è l'alba di una nuova era per Slagot. Piamo l'amo vecchio e Magikarpetto per quando poi sarà che demo annata Telle Pat. Oh, che ansia Telle Pat. Piamo pure la pietra stante per farci sta boni a Lonsetto ai livellaggi. Andiamo dunque a consegnare a Rocco Petri la supposta de supposta per te, perché evidentemente il padre l'ha invitato dalla De Filippi. Alla fine Flash non serve un cazzo, almeno
non ci serve adesso. Rocco, come ormai sapete, lo faccio sempre a tastoni e credo di non essere manco l'unico. Ma poi scusatemi, ma io secondo voi, con tutti i cazzi che ci ho avuto da sbucciare fino a mo, ma adesso mi vado a creare ulteriori problemi? Mi vado a buttare un quel ginepraio de merda dalla palestra lotta de Bloruvia? Abuserò de sto screenshot, ma Boldi e De Siga parlano per me. Direi piamose a Lonzetto, andiamo dal signor Marino e famose traghetta subito in luoghi ben più lieti, luoghi di villeggiatura, luoghi di sorrisi e bikini. La spiaggia che scotta de Porto Sercepoli, Armando Marinaio ci dà davvero la prova che Alonso ormai è un uomo del tutto nuovo. Addirittura Maciop non gli fa più l'effetto che gli faceva prima, sebbene comunque un corpo basso lo beccamo lo stesso tra capo e collo, e non è che Alonso gli sia piaciuto più di tanto, e famo pure che gliene arriva un altro. Ma mo, sotto al sole che abbronza, incontriamo una gonza, Hailey Ciambellina, che siccome è ciambellina non sarò volgare e cattivo, perché è una ciambellina, ma comunque gli mannamo Meryl na Pokéball e gliela mannamo assai provata. Sebbene comunque pure Alonso non è stato esente da rotture dei coglioni. Anche al ciambellino con Zigzagoon gli presentiamo la mano de ferro di Alonso e sto giro mannamo tutto pisto come l'uva nella Pokéball pure a lui. Dopo aver svergognato tutta la spiaggia, Alonso se ne ciondola pure na casetta dei gassose. E vedevo di che arriva a Timon er pelato coi capelli de lato amico del capitano Remo, con tutta sta leggiadra spensieratezza, dopo essersi rasi al suolo la spiaggia che scotta era una cosa che non mi sarei mai aspettato. Superato il primo impaccio d'essere costretti a attaccare solo col graffio, sembrerebbe che Alonsetto, sebbene sia lento, sia diventato parecchio meno stronzetto de prima. Anche salvare il capitano Remo non è niente di trascendentale. I carvagna la domestichiamo facile con qualche papagna. Se famo da furto dall'idro qua d'avanzo, se famo stalkerà un'altra volta da scotter pederasta mastellone, compriamo il messaggio porto, perché ci serve quando arriviamo a Ciclamipoli. Però mo che l'ho detto, un altro pensiero m'adombra. Visto che andiamo sul cubo, dunque incupimose. Ma ci arriviamo a Ciclamipoli? Perché bisognerà ben presto affrontar Muro, colei che tutto muove e tutto puote, ma che la strada per Ciclamipoli blocca e la divinità te fa percuote. Proprio lei, vera seconda. Na slurpa manubri a livello professionale. Difatti pure il professor Birch c'è in truppa e si domanda questa ando sia finita. Con la scusa si aggiunge al lungo elenco dei cagacazzi nel Pokénav. Quanto mi manca la prima gen, non te cagavar cazzo nessuno. Ma pure in seconda, dove potevi pure evitarli, te metterli in rubrica tutti i rompicazzo che incontravi. E finiva che l'unica telefonate che ricevevi erano quelle, diciamo, inerenti alla storia. In pratica te chiamava solo Herm quando che la merda schizzava da qualche parte. Ma purtroppo non stiamo né in Pokémon Rosso né in Pokémon Oro. Stiamo in Pokémon Smeraldo e qua demo pure rompe l'ennesimo incontro doppio del cazzo. Affrontiamo, sebbene comunque in singolo, Stiplasol e Minun, ma comunque inizio ad avvertire quel sentore di incontrollata estensione della superficie scrotale. Me caga nel cazzo sti due coi Plasol e Minun, ma figuriamo se vera seconda infame de merda. Plasol e Minun so già da soli piante grasse e spinose infilate tra i mutande de prepotenza. E il solo pensiero de sfida vera seconda invece me fa scioglie proprio in merda. Ma bisogna andare a testa alta ad affrontarla. Ce la faremo a batterla? O sarà presto raggiunta l'impiccagione pelvica? Riuscirà Alonso o Slagot a sboccià mostrandoci la sua forza, oppure proseguirà rimanendo per noi perennemente un sovrumano sforzo trascinarcela presso? Lo scopriremo nella prossima sfavillante puntata della Alonso lo Slagot contro Pokémon Smeraldo Challenge. Pertanto non dimenticate di iscrivervi per non perdervela venerdì prossimo, e non perdetevi anche la nuova sfida di martedì. E ricordate anche che il vostro sostegno fondamentale per il canale. Potete sostenermi attraverso i mi piace, attraverso i commenti, attraverso il passaparola, ma eventualmente anche attivamente attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché questi video sono solo ed esclusivamente per voi e vengono prodotti in totale autonomia, svincolati da qualsiasi compromesso con la piattaforma o realtà più grandi, e l'unica cosa che tiene in piedi tutto questo è il supporto diretto degli utenti mediante donazione. Ciò al fine di garantire sempre l'originalità e la spontaneità dei contenuti e l'impossibilità da parte di nessuna realtà più grande di questo canale di levargli il tappeto da sotto al culo. Detto questo, non mi resta dunque che darvi appuntamento a martedì, sempre qui, sugli schermi di Tubo 93.